Prosegue la protesta dei due anarchici saliti sul tetto di una palazzina al Ponte di Mezzo a Firenze, occupata da tempo e sgomberata questa mattina dalle forze dell'ordine. Con qualche momento di tensione, non finirà oggi, ha detto uno dei manifestanti, Giulia Baldi. Una giornata ad alta tensione a Firenze per lo sgombero dell'edificio di via Ponte di Mezzo occupato da oltre un anno dal centro sociale Corsica. A sera i due militanti anarchici, un uomo e una donna, erano ancora sul tetto della palazzina ormai vuota e sotto sequestro preventivo emesso dal GIP nel novembre scorso. L'operazione eseguita dalla Digos su delega della DDA di Firenze ha avuto il plauso del ministro Piantedosi. Momenti di tensione quando un gruppo di anarchici ha occupato un incrocio ostacolando il traffico. Sono stati spinti via con gli scudi e una giovane avrebbe sferrato un calcio ad un agente. Si stanno valutando eventuali provvedimenti. Nel pomeriggio sono arrivati in zona altri militanti. Occupiamo perché non abbiamo altro contro il caro affitti, dicono, e aggiungono: gli sgomberi sono azioni speculative per svuotare gli immobili e farci case di lusso o alberghi. Affermano anche che Antonio Recati, ritenuto responsabile di attentati all'alta velocità, era sì con loro. È un amico, ma non è nel gruppo degli occupanti, precisano, e non hanno intenzione di fermarsi. Come pensate che finirà questa giornata? Beh, sicuro non finirà oggi, mettiamola così. E noi continueremo a tenere il nostro presidio dove chiunque può venire a confrontarsi con noi. Lo sgombero di via Ponte di Mezzo rientra in un'azione più ampia, volta a liberare diversi edifici occupati abusivamente. Tra questi anche l'ex hotel Astor di via Maragliano, dove è scomparsa quasi 2 mesi fa la bimba peruviana Cata.